Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e vi voglio mostrare un pezzo di storia. Questo è un album di Elvis all'International Hotel di Las Vegas. È un disco che è stato rilasciato nel 1970 e qui dentro, questa è una custodia di cartone, c'è una busta con il disco di vinile. Io adesso con delicatezza tiro fuori la busta che fa anche da catalogo degli altri titoli disponibili sulla piattaforma, e dentro troviamo il disco di vinile di Elvis della RCA. Questo disco è un supporto musicale analogico, e non era l'unico supporto analogico disponibile negli anni 70. Pensate che questo stesso disco è stato prodotto prendendo la registrazione fatta sullo stereo 8, ma è quello che è riuscito ad essere più longevo, che è riuscito ad arrivare ai giorni nostri e che in qualche modo sta vivendo una seconda vita. E proprio dei dischi non solo di vinile voglio parlarvi oggi, perché questo è Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Vogliamo ascoltare la nostra musica preferita, niente di più facile. Abbiamo strumenti come iTunes, come Spotify, moltissimi strumenti per ascoltare la musica in formato digitale, come lettori multimediali portatili, il nostro stesso smartphone può essere uno strumento anche per ascoltare della musica che c'è copiata sopra. Ma naturalmente non è stato sempre così. Una volta c'erano moltissimi supporti per trasportare la musica e per ascoltare la musica più volte, che erano di tipo analogico. Sicuramente quello che ha la storia più lunga come supporto per l'ascolto della musica analogica è stato il disco a microsolco. I dischi a microsolco erano in gomma lacca, che è una resina naturale, per caso è anche il titolo di un album di Battiato del 1998, ma naturalmente non significa che venivano fusi i CD di Battiato per realizzare altri dischi. Non scherziamo, non creiamo shock nella mia città! Scherzi a parte, dicevo, si utilizzava la gomma lacca, che è una resina naturale, si realizzavano questi dischi con questa resina naturale, il risultato era un disco piuttosto pesante. Come funziona il disco a microsolco? Sul disco c'è un'incisione a V a spirale, parte dall'esterno, è molto stretta questa incisione, arriva fino al punto interno del disco, fino al centro del disco. Su questa incisione si appoggia una testina con una punta di diamante, questa testina resta proprio appoggiata, il disco gira e questa testina quindi si trova a scorrere all'interno di questo microsolco, e in questo microsolco c'è una serie di asperità che riproducono la vibrazione sonora. Il sistema è estremamente basilare, ma ha funzionato molto bene per lunghissimo tempo. All'inizio le asperità si trovavano sulla parte centrale del microsolco, semplicemente c'erano questa serie di avvallamenti e di oscillazioni che facevano oscillare la testina, e di conseguenza la testina, oscillando, vibrava e generava il suono. Il sistema funzionava talmente bene che se tu spegnevi le casse, spegnevi tutto quanto e lasciavi solo la testina a girare sul disco, comunque avvicinandoti alla testina sentivi che la testina vibrava, vibrando, faceva proprio quel suono. Poi c'erano dei sistemi per amplificare questo suono, il più basilare di tutti è stato il grammofono, che usava una trombetta di ottone, poi sono arrivati gli amplificatori elettrici ed elettronici, ma questo è un altro discorso. Il principio, comunque, dicevo, era appunto quello di trovare delle asperità sul solco che facevano vibrare la testina. Successivamente si pensò di fare una cosa molto intelligente: dato che il solco ha due pareti, anziché mettere le asperità semplicemente al centro del solco, si mettevano le asperità sulle due pareti. In questo modo che cosa si faceva? Si otteneva la possibilità di avere una vibrazione che poteva essere la stessa per destra e per sinistra, o leggermente differente, e quindi era possibile registrare dei dischi in stereofonia. Il bello è che, dato che comunque l'asperità poteva essere molto simile, c'era una leggera differenza quando c'era il passaggio destra-sinistra, anche se uno metteva su un grammofono, su un piatto giradischi che non poteva gestire la stereofonia, il sistema funzionava lo stesso, ma altrimenti il piatto stereofonico, invece di una singola puntina di diamante, ne aveva due che si appoggiavano sui due bordi della microsolco. Come dicevo, i dischi erano realizzati in gomma lacca, che è una resina naturale, però nella seconda metà degli anni 50 in America si cominciò a diffondere un altro sistema per realizzare questi dischi, il cloruro di polivinile. Questo permetteva di realizzare dei supporti che avevano un costo nettamente inferiore, dei supporti che erano più elastici e molto più resistenti, quindi permise di fare due cose. La prima cosa era quella di abbassare la velocità di rotazione del disco. Si passò dai 78 giri dei dischi di gomma lacca ai 33 giri e mezzo di dei dischi di
vinile. Questo aveva due punti a favore. Il primo punto a favore era appunto quello che il disco era un pochino più resistente, girando più lentamente sarebbe stato sottoposto a una inferiore usura. La seconda è che girando più lentamente ci stava molta più musica, era possibile registrare molta più musica sulla singola facciata. In certe occasioni si poteva arrivare sino a 30-40 minuti sulla singola facciata del disco. Tra l'altro, alcuni dischi in cui era registrata solo della voce senza la musica sono stati famosi, non so, ad esempio dischi con discorsi dei presidenti degli Stati Uniti, venivano riprodotti a una velocità ancora inferiore a 16 giri e tre quarti al minuto, perché questo abbassava un po' la qualità sonora. Non si poteva registrare musica, perché si sarebbe sentita molto cupa registrandola a 16 giri e mezzo al minuto. Però quando si trattava di registrare solo la voce, a 16 giri e mezzo al minuto si poteva capire comunque benissimo, avrebbe stata leggermente cupa, ma funzionava, e in questo modo c'era ancora più spazio sulla singola facciata del disco. Il vinile ha avuto grandissimo successo proprio per via del suo basso costo, della facilità di reperire il materiale primario e per via del fatto che era comunque un supporto analogico molto resistente, tanto che intorno alla prima metà degli anni 90 si era smesso di produrre dischi in vinile, ma nell'ultima decina d'anni sta vivendo una rinascita, soprattutto grazie a moltissimi puristi del suono e appassionati di musica che ritengono che, fra i supporti analogici, il vinile sia quello che ha la sonorità più calda ed avvolgente. Ora, personalmente io non sono un esperto di musica, quindi ammetto che preferisco il supporto digitale, perché con il supporto digitale è possibile effettuare un mixaggio perfetto veramente al millimetro, ed è possibile ottenere un prodotto musicale che lo si sente sempre nello stesso modo, lo si può fruire sempre nello stesso modo, con una pulizia del suono a dir poco perfetta. Però ammetto appunto che in questo modo il supporto digitale rende la musica una fredda riproduzione millimetrica di quello che sia. Riconosco che in effetti il fatto che si usi il supporto analogico dà quel calore in più, perché ha quella sonorità leggermente differente. Però, come ripeto, personalmente preferisco il supporto digitale. E in fondo, lo ripeto di nuovo, io non sono un musicista, non sono un esperto di musica, per cui chiedo a voi, che cosa ne pensate? Voi avete utilizzato il vinile in passato? State utilizzando ancora il vinile? Utilizzate ancora dei supporti musicali analogici? Preferite il digitale? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Prima di concludere, una piccola e veloce curiosità. Il primo disco in vinile che ho posseduto, mi fu regalato da mio padre nel 1987, è stato Dedicated to the Moon, l'album di Ivana Spagna, e era il periodo del boom di Spagna, appunto. Sempre per i curiosi, il primo CD che mi sono comprato invece è stato Dreamland, del compianto Robert Miles, la prima edizione, quello senza One and One. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog e di iscrivervi al canale. Seguite il mio canale Telegram per non perdere le novità, seguitemi anche sui social, trovate tutti i link sul doobly-doo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!